Siamo qui con Diana Letizia, giornalista italiana che recentemente ha fatto qualche cosa di particolare, diciamo. Ci racconti un attimo l'esperienza, dell'esperimento che hai fatto con Arianna Huffington? Sì, in realtà, come vogliamo definirla? Molti già in rete l'hanno definita una provocazione. In realtà è stato un esperimento, ho usato secondo me un termine assolutamente corretto. Partiamo dal presupposto che Huffington Post, inutile parlarne, però è una testata che ha nel suo nome il nome stesso della sua creatrice, di Arianna Huffington. Quindi è una testata che è stata particolarmente creata e portata avanti dalla stessa Arianna Huffington ed è conosciuta nel mondo con il suo cognome. Sappiamo che è stato fatto da poco un accordo con il gruppo Espresso, Huffington Post sbarcherà in Italia, c'è molta attesa sul web, tutti quanti vogliono sapere chi ci sarà alla direzione, ma in generale è dal mio punto di vista un momento particolarmente interessante ed importante per il giornalismo online, per vedere come questa grande piattaforma di blogger e di giornalismo multimediale affronterà il mercato italiano, e quindi a un certo punto mi sono chiesta come sta messo il mercato italiano. Non sono una esperta di marketing, insomma, ho avuto a che fare con redazioni multimediali dove si lavora sempre in stretto contatto con le varie realtà. E la prima cosa che ho fatto, me l'hanno insegnato un po' di tempo fa, gente molto più smart di me che insomma sul web, come si usa dire, smanetta parecchio, sono andata a vedere se il dominio di Arianna Huffington, ariannahuffington.it, era libero o meno, ma insomma una curiosità che pensavo fosse quasi inutile per certi versi. Invece ariannahuffington.it era un dominio libero. È un dominio libero che ho preso e ho messo online semplicemente un articolo che rimanda al mio blog, anzi al mio sito personale, dove cerco di spiegare che non c'è alcuna intenzione di usurpare il nome di Arianna Huffington, ma semplicemente ho provato a fare una micro attività di branding per riuscire a capire come e se qualcuno ha fatto questo tipo di valutazioni. Ho fatto una piccola campagna su Facebook, una piccola campagna su Google e alla fine tutto portava ad ariannahuffington.it, dove vi invito a dare un'occhiata, insomma a guardare che cosa ho scritto, e dove fondamentalmente la valutazione è solo una: nel momento in cui appunto si crea una nuova realtà italiana che deve iniziare nel migliore dei modi, non che questo determini qualcosa dal punto di vista giornalistico, però sicuramente ritengo che il nostro ruolo oggi sia quello di essere completi a 360 gradi, quindi il giornalismo è legato anche a questioni di marketing, di branding, e in questo caso credo che forse una grande politica di branding non ci sia stata, oppure magari non l'hanno voluto fare, insomma. C'è stata qualche risposta poi ufficiale? No, assolutamente no, c'è un silenzio totale da parte sia americana che italiana, e mi auguro che anche questa sia una strategia, cioè nel senso il fatto di non volere in qualche modo parlarne, perché ritengono che forse la cosa di per sé non è importante, che ci può anche stare, non dal mio punto di vista, insomma, mi incuriosisce molto anche vedere come si evolverà questa cosa, se mai si evolverà. Comunque è la dimostrazione pratica che ancora secondo me non abbiamo giornalisti e persone esperte del mondo dell'informazione in qualsiasi campo sia, social media manager, marketing manager, eccetera, questo concetto invece molto forte e già reale, concreto, che c'hanno invece nel mondo anglosassone. Ti faccio un'altra domanda: accetteresti di scrivere per la versione italiana, diciamo, della Huffington Post, considerato il modello di business che propongono? Allora, io in questo momento sono la responsabile del web e della radio del secolo XIX, insomma, quindi ovviamente ho delle mie responsabilità e ho un'esclusiva con il secolo XX. Che lo ricordiamo, insomma, il quotidiano di Genova, il quotidiano della Liguria, e parliamo di un sito internet che fa ormai 2 milioni di visitatori unici al mese. È in forte crescita, c'è molta interazione. Sulla polemica dell'Huffington Post, come dire, se ci fosse, al di là del fatto che è un'esclusiva, insomma, che quindi bisognerebbe vedere come, e anche questo poi ci sarebbe da aprire un altro fronte sullo stato dell'editoria, dei rapporti con i giornalisti.
ti posso dire che lo proverei sulla mia pelle, nel senso che vorrei capire bene direttamente come sono andate le cose, o meglio, non come sono andate le cose prima, ma come andranno le cose in Italia, cioè che tipo di approccio avranno con i blogger e con quelli che tendenzialmente potrebbero collaborare con loro. Come giornalista, ma anche come giornalista pratica, diciamo, di online, come vedi quindi l'aspetto del pagamento di chi scrive per il digitale, esclusivamente oppure no? Allora, guarda, io vengo da un'esperienza che è stata quella in The Blog TV, che è stato ed è poi la società che ha creato effettivamente Reporter di Repubblica, dove c'è stata la più grande polemica del compenso, dei 5 euro lordi e così via. Credo assolutamente che debba essere, che qualsiasi contenuto prodotto, che sia video, che sia testo, che sia audio, debba essere retribuito. Questa è la politica che applichiamo ad esempio all'online del secolo XIX e alla radio, a Radio 19. Credo che debba essere retribuito in modo tale che abbia valore il contenuto, quindi a seconda del contenuto, a seconda della produzione. Sono certa che siamo in una fase ancora che è una terra di mezzo, soprattutto qui in Italia, dove non è chiaro sia da una parte che dall'altra come quantificare il valore di un contenuto, ma che debba essere retribuito, insomma, non ho alcun dubbio, insomma, non possono essere 5 euro lordi, questo è certo. Chiarissimo, soprattutto tenendo conto del fatto che c'è in alcuni casi, come dicevi prima, l'esclusività. Giusto? Sì, diciamo che questa cosa non la confondiamo, nel senso che arrivare ad avere un'esclusiva con una testata di solito è un punto di vantaggio, non è qualcosa che ti porta via da altri tipi di lavoro, insomma. Cioè, stiamo parlando già di situazioni magari contrattualizzate, di situazioni che sono più sicure, lì dove sappiamo che invece sono tantissimi colleghi e non, perché poi anche sull'ordine, insomma, cioè, lascia, diciamo, rispetto alla capacità giornalistica di una persona, non è importante avere dal mio punto di vista un tesserino, insomma. Diciamo che il problema dell'esclusività è molto più avanti. Ad oggi, secondo me, la cosa più importante è poter collaborare liberamente con tutti a fronte di una retribuzione economica, insomma. Come giornalista, che cosa pensi dell'ordine dei giornalisti? Che cosa penso? Penso che va cambiato, che va modificato, che è una struttura vecchia ma come tutti gli ordini. Credo che ancora non abbiano capito nulla dell'online, che sicuramente ci stanno provando, che se ne sono accorti, quindi questo già in un paese dove l'innovazione è sempre molto complicata e molto difficile da tutti i punti di vista, innovazione nel senso tecnologico, ma innovazione dal punto di vista strettamente culturale, e credo che in questo momento non riesca a supportare né i giovani che vogliono fare questa professione né a supportare coloro i quali vogliono realmente innovare all'interno della professione. Ho visto Jacopino con il ministro Severino l'altro ieri qui a Perugia, ho sentito ancora delle cose da parte del ministro, non da parte del presidente dell'ordine, abbastanza oscure sulla rete, anche perché ha utilizzato lei questo aggettivo oscuro rispetto alla parte oscura dei blog, la parte oscura della rete, citando di nuovo come esempio il caso in cui due persone si incontrano su Facebook e poi una ammazza l'altra, come se non succedesse anche nella realtà, insomma. E però, sai, da un ministro, insomma, ci si aspetta che abbia poi dei consulenti che l'aiutino a trovare la strada giusta, e come giornalista dall'ordine io mi aspetto che prenda dei consulenti per trovare la strada giusta per l'online. Il ministro Severino appunto ieri aveva definito i blog quella terra oscura in cui non c'è controllo e le fonti non sono assolutamente verificabili, e che avrebbe bisogno appunto di più controllo anche da parte di organi istituzionali. Che cosa ne pensi? La questione è delicata, perché per una come me che proviene dall'idea che tutto debba essere fatto in copyleft, che ci sia il Creative Commons, che ci sia la possibilità di espressione da parte di tutti, che è una visione un po' anarchica anche della rete, in realtà la devo ridimensionare per un fatto di esperienza di ruolo e di età per certi versi. Indubbiamente c'è il problema della rettifica, c'è il problema della difficoltà di riuscire ad arrivare direttamente al responsabile del blog, questo è quello che dicono. In realtà ad oggi basta utilizzare WHOIS, cioè riesce immediatamente a capire chi è e che cosa e come agire. Il diritto di cronaca è inalienabile, intoccabile, e soprattutto a me sembra tanto un tentativo di voler
imbavagliare la rete, regolarizzarla all'interno di norme che sono vecchie. Credo che sia sempre questo il problema, cioè se vogliamo fare qualcosa, come è anche corretto che sia, per tutelare una parte e l'altra, facciamola nell'ottica di un mondo nuovo, non nell'ottica di un mondo precedente. Ricordiamoci che applichiamo ancora la legge del 67, insomma, cioè per quanto riguarda la libertà di stampa. Diana, io ti ringrazio veramente tanto di essere stata qui con noi oggi e grazie ti auguro mille. Un buon proseguimento di festival. Grazie, in bocca al lupo a te. Grazie. Ciao.